Dal Vangelo secondo Marco. La lebbra scomparse ed egli fu purificato. Nel Vangelo di oggi viene riferito il miracolo della purificazione che Cristo compie nei confronti di questo lebbroso. Oggi è anche la memoria dell'apparizione della Madonna a Lourdes, la Madonna che in qualche modo è legata alla guarigione di tante persone inferme. E questo Vangelo riferisce due caratteristiche fondamentali di Cristo. Innanzitutto la sua compassione, la tenerezza con la quale Gesù si accorge della malattia di questa persona. E poi l'audacia di Cristo, perché toccare un malato di lebbra era un'azione vietata dalla legge, ma Gesù lo tocca perché il suo amore e la sua grazia possa sanare questa persona. Il lebbroso poi ci lascia questa preghiera bellissima: se vuoi, puoi purificarmi. Questa sua umiltà ci ricorda una maniera importante con la quale noi siamo chiamati ad accostarci a Dio. A volte pretendiamo da Dio delle cose, dei miracoli, delle guarigioni. Invece, se vuoi, puoi purificarmi, ci insegna questo atteggiamento di semplicità e di umiltà. Chiediamo allora al Signore di purificare il nostro cuore da ogni genere di male, da ogni genere di lebbra, e il suo braccio che guarisce e sana possa davvero toccarci nel profondo per fare esperienza della vita nuova in abbondanza.